I tatuaggi sono sempre al centro di diverse diatribe, estetici, antiestetici, igienici o non igienici. Dall'America arriva una nuova iniziativa: tatuarsi il logo di un noto brand del settore abbigliamento per giovani e ottenere così uno scontavita nei punti vendita della catena. In quanti sarebbero disposti a sposare questa campagna? Ti piacciono i tatuaggi? Ti piacciono più sulle altre persone? Ce li hai? Ma io personalmente non ho tatuaggi, però mi piacerebbe farmeli, ecco, dai. Sì, ne ho due e mi piacerebbe farne ancora. Io penso che se una persona vuole farsi il tatuaggio sia libera di farsi il tatuaggio, poi non esprimo un'opinione, tanto è qualcosa di soggettivo, quindi. Contrario. Contrario, perché sono brutti da vedere, secondo me anche. A te piacciono i tatuaggi? Non molto. E come mai? Perché, cioè, durano per sempre, non si tolgono. A me non piacciono le cose che sono per sempre. Non ho tatuaggi, mi piacciono, però sulle altre persone io non. Oppure qualcosa di piccolo, poco visibile, però che abbia un significato. Personalmente no. Ti piacciono di più sulle altre persone o proprio niente? No, non concepisco proprio il tatuaggio, non mi piace. C'è una nuova moda in America che hanno lanciato. Praticamente, se ti tatui la marca di una nota marca di abbigliamento o di qualsiasi altro, avrai uno sconto per la vita. Saresti disposto a farla? Ma no, perché cioè io ritengo che dal momento che mi tatuo qualcosa sul mio corpo è una cosa che ti rimane per sempre, quindi la devi proprio volere, non puoi fartela ordinare da altri, insomma. Quindi neanche se fosse una marca prestigiosa, magari non so, di computer, di vestiti, adesso non so cosa sei, qual è il tuo hobby preferito, cos'è che ti piace di più? Beh, magari se sono interessato sì, però se è una cosa che non rientra un po' nei miei interessi, no. Tu saresti disposta a farla? No, perché secondo me il tatuaggio è una cosa molto personale che viene da dentro, quindi, cioè, per una cosa così, secondo me non ne vale la pena. No, neanche se fosse, non so, la tua marca preferita? No. No. Neanche per la tua marca preferita? Neanche per quella. Devi considerare che però c'hai lo sconto del 20% a vita. Sì, insomma, non ne vale la pena. E pensi che sia un attimino eccessivo farsi addirittura un tatuaggio con una marca d'abbigliamento? Secondo me sì. Io non lo farei. E se per caso un giorno il tuo ragazzo si presentasse a casa con il tatuaggio di una marca, tu cosa gli diresti? Ma gli direi che non mi piacerebbe comunque. Non ti piacerebbe? No, deve avere un significato, altrimenti secondo me non ha senso. Se si può dire delle parolacce, secondo me arrivare a tatuarsi una cosa del genere è semplicemente un conformarsi agli altri, senza, è un farlo per essere uguale agli altri, senza avere ideali precisi, è semplicemente proprio una moda, sì, non la concepisco proprio. Io personalmente non la farei mai. Ma perché? Perché penso non abbia senso come cosa. Cioè, io ho un tatuaggio, però non è di un marchio e secondo me deve avere un significato, e quindi il marchio di una marca non serve.